Bentornati a Siachezza TV. Che avevamo promesso. Che è successo? Che è successo? È già partito con l'immagine 13 niente. Oh, l'avevamo promesso che saremmo venuti alla a una sagra. Sì. La sagra è però la prima, è quella di Battifolle, e quindi dove ritroviamo... c'è un maccherone meraviglioso. Eh sì, maccherone meraviglioso. Tutto bene quel che finisce bene. Tutto bene quel che finisce bene, però a noi quasi siamo la sagra che se ne è toccato più di tutti, più sacrificata, perché ci hanno tolto 4 giorni e noi sono 4 giorni tolti a una sagra. Più sì, ci si è rimesso noi. Però va. Vedo che la gente... Comunque sembra, manca, sembra che tutto questo putiferio che è venuto fuori ci ha fatto un sacco di pubblicità. Molta, e ringraziamo tutta l'amministrazione comunale che ci ha fatto questa pubblicità. Sì, gratuita. Gratuita. Qualche riunione che va fatto perdere qualche sì, tempo. Sì, no, va benissimo, noi si è perso volentieri tempo, perché comunque sia, la gente viene anche se piove. Tanto rumore per nulla. Tanto rumore per nulla. Ascolta, possiamo andare in cucina? Prego, andate menù, in cucina. Il menù com'è allora? Il menù vai lì alla cassa e ti danno il menù. E cioè, se, comunque il menù c'è tutto, meno che le pizze, solo margherita. Solo. Facciamo solo margherita e basta. E prima quali... osserviamo, era 5-6 tipi, 7 di pizza. Osserviamo scrupolosamente l'editto del comune. Però dai, dai che va bene uguale, così almeno lavorate di meno. Con una pizza sola al forno fan prima. Fan prima, poi con i 13 forni che abbiamo, non sappiamo come fare con i 13 forni, sono tutti lì. Ma dove li tenete? Fa vedere i 13 forni. Allora, va, andate là, fate... Ma perché ci accompagni, scusa? No, io c'ho da fare qui ora un momento col bar qui. Vabbè, allora ti si aspetta. Va dai. Bene, va bene. Siamo nell'officina, quindi, del maccherone. Il cuore del maccherone siamo. Ma belli che sono. Belli, belli, bellissimi. La signora Ottavia. Ottavia, la signora... Sono di Alba. Alba e Ottavia, che sì. Sono due delle grandi protagoniste della... È 35 anni che vengo a fare i maccheroni. 35? 35. Ma è cambiati o sono sempre fatti no, uguali? No, sempre uguali, sempre uguali. Ma sempre. Qual è il segreto? Il segreto. Che lui li vorrebbe fare a casa sua? Ma non gli riesce. Non gli riescono, ecco, però. Il segreto è di lavorare con le braccia e il mattarello. Vediamo. Eccolo questo, così. Tirare lo usa per altre cose quello. Che burlone, che burlone. E la tua per cosa lo usa? No, la mia non lo usa per niente. I bracci solo di... allora sì. Ma avete... non me li fa. Avete avuto paura che con tutte queste polemiche su che ascolti, non si facesse niente? Sì, mi dispiaceva perché ormai è una vita che si fa. Mi dispiaceva proprio se la facesse. Per fortuna sì? Che ora speriamo che un altro anno non ci si dia. Ma cosa gli diciamo a questi ristoranti che hanno un po'? Che ne sa dire? Ma che ne sa dire? Diciamogli qualcosa. Diciamogli qualcosa. Che? Che ne si vuol dire? Sagra non ci va. Ecco, sì. La sagra non ci va al ristorante. Proprio che chi vuol venire qui non va al ristorante. Chi ci vuole andare tanto ci va. Ma bene. Quanti ne fate? Se ne fa sulle 400, 500. E il sabato e la domenica 1000, 1100. Bella, bella, bellissimo. Proprio quindi il menù com'era? Voi lo sapete il menù? No. Il menù di maccherone. Ma sì, maccherone nana. E nana, maccherone nana, sì. Bella, a ragù. Va bene, grazie. Ma li hai mangiati questi maccheroni? Sì, piuttosto avete mangiato. L'hai mai mangiato? No, non l'ho mai mangiato. No, dopo li mangi. Dopo andate a mangiarli. Io voglio quelli dell'Ottavia. Sì, va bene, va benissimo. Tu prendi quelli della... Serve direttamente lei, va bene. Sì, va bene, benissimo. Allora, siamo qui nell'area pizze, la famosa pizza che ha creato tante polemiche. Solo margherita, vero? Sì, solo margherita. Quest'anno lavora meno così, mi fa una sola, fa prima. Fai prima. No, penso che si facciano di più ora. Di più. Hanno meno scelta. No, avevo sbagliato, scusa. Questi sono i famosi 13 forni. 13 sono. Quanto sono 13? Dove sono 13? Uno per ora. Ma ce n'è uno solo per ora. Ma chi ha detto che erano 13, scusa? Non so, il presidente qui ha fatto che dire che 13 forni, 13 forni. Qualcuno aveva confuso un punto all'ordine del giorno. Con il 13 punto. 13 punto non erano i forni. 13 forni. Esatto. Vabbè. Ma quindi le pizze sono richieste, insomma. Per ora sì. Solo margherita, solo margherita. Solo margherita, Qualcuno ha provato a chiedere un'aggiuntina? Per noi sì. A voi? Noi, almeno il nostro. Personalmente. Personalmente. Quattro stagioni, una porcina. No. Bene. Grazie a... Come ti chiami? Mirko. Mirko, come te. Andiamo. Diamo in sala, dai. Come si mangia allora qua? Si mangia benissimo, guarda. Siete di Arezzo? No, io sono calabrese. Io sono calabrese. Però vengo qua a mangiare. Maccherone è buono. Buonissimo, molto buono. Voi Arezzo? Sì, sì. Ma
Avete avuto paura che le sagre non si facesse, come avete sentito dalla storia? No, no. Anche perché non si possono cancellare queste tradizioni. Perché, cioè, gli interessi sono una cosa, le sagre sono. Anche perché non sono i clienti del ristorante che vengono qui, no? Noi questa sera, se non venivamo qui, stavamo a casa. Non veniva qui, stava a casa, non andava al ristorante. È normale, devono restare, queste storie qua devono restare per sempre. Ma il fatto che la pizza non si possa fare, come la vedete? A parte la margherita. La pizza non ci interessa. A noi ci interessa. Già a casa sua. Ci interessa la bistecca e basta. Per i picchi, sono tutte ripicche, che non contano niente. Grazie, buon proseguimento. Allora Beppe, direi che possiamo concludere qui nella bolgia della sagra del Maccherone qui a Battifolle. Pensa che sono circa due ore che è aperto, è sempre strapieno di gente. Sì. E come ti ha detto e ti ha confermato quel signore, se lo chiede a tutti, qui vengono a mangiare maccheroni e la pizza e la carne o la nana. Sicuramente al ristorante questi non ci va nessuno. Esatto. Vengono qui perché trovano un'accoglienza, macroni fatti in casa, familiarità, e quindi di conseguenza tutto questo casino che è stato fatto non serve, è servito soltanto a fare un gran polverone, non è servito assolutamente niente. Ripetiamo che abbiamo fatto una grandissima figura. Come dice il nostro eminente telecronista e direttore dei giornali nazionali. Grazie, ci vediamo domani. Ciao.